tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi rimuoviamo tutti i punti neri che abbiamo sul viso, sul naso e sul mento. Utilizziamo per prima cosa un detergente per togliere tutti i residui di make up e di sporco e poi andiamo appunto a detergere la nostra pelle molto accuratamente. In questo modo andremo anche a pulire in superficie i pori e tutta la nostra pelle. Poi, una volta che abbiamo fatto questa procedura, mi raccomando, pulite bene la pelle. Io qua sono piena di glitter perché il giorno prima avevo fatto un make-up glitteroso, mamma mia quanti glitter! E iniziamo subito poi col vero e proprio metodo per rimuovere i nostri punti neri. Utilizzo una tovaglietta e vado a metterci tanta acqua calda, quindi la bagno con acqua calda. In questo modo sarò in grado di andare a aprire tutti i nostri pori dilatati e poi a pulirli successivamente. È proprio qui che si insidiano i nostri odiati punti neri, quindi appunto lascio per un pochino e poi vado anche a spremere i punti neri, quelli più in profondità, quelli che si notano di più, quelli antipatici insomma, e spremo. Ed ora è il momento di andare ad aprire un uovo. Io ho bisogno del bianco, quindi utilizzo solo il bianco dell'uovo e vado a metterlo in un recipiente. Il resto lo metto in frigorifero, non si spreca nulla. E sono pronta per iniziare il mio tutorial. Adesso vado a spennellarmi il viso con il bianco dell'uovo e poi apro un pezzettino di carta igienica, lo vado a riporre, creo i miei cerottini antipunti neri, ne metto un pochino anche nella zona delle guance dove ho i pori dilatati. In questo modo vado a coprire tutta la zona da pulire con una sola striscetta di carta igienica e ora ne metto un pochino poi anche sul mento, perché anche qui ho un pochino di punti neri, ma mi premuro di fissare bene. Tutta la carta igienica deve aderire nelle zone dove ho i punti neri. Mi raccomando, saltate il contorno occhi perché non va bene. E adesso appunto vado a metterlo anche nella zona del mento, potete utilizzarlo però anche nella zona della fronte, dove avete più punti neri in assoluto potete utilizzarlo, insomma va bene un pochino dappertutto. E qui appunto vado a fissare per bene il mio super cerottino economico e poi dopo un quarto d'ora strappo. Fatelo seccare bene però, perché altrimenti strappa poco. In questo caso appunto ho tirato via il ben di Dio dal naso e ora appunto anche dal mento, che schifezza. E questo per oggi è tutto, ottima riuscita. Ora mi sciacquo per bene il viso e vi mando un grosso bacio, ci vediamo nel prossimo video, ciao. Iscriviti al canale e seguimi sui social.